Ciao cari amici di Progetto Ruschettius, sono Pancrazio e oggi ritorniamo a parlare di Blender. Giunto alla versione 4.2.0, vediamo quali sono le novità e vediamo un po' di fare qualche esercizietto, diciamo. Clicchiamo, come al solito ci sono tre elementi nella scena, la videocamera, il cubo e la luce. Ok. Come inizio di solito si cancella il cubo, premiamo X, facciamo Delete, poi facciamo Shift A e aggiungiamo un piano. Andiamo su questa icona e ci dice di scalare. Scaliamo, facciamo più grande il piano. Ok. Io andrei anche su materiali e gli darei un bel colore, tipo un verde. Vediamo nell'anteprima come si vede. Ok. Poi aggiungiamo un paio di cubi. Torniamo all'icona normale. Facciamo Shift A. Allora, alziamo il nostro cubo. Come vedete, sta un po' sottoterra. Ok. Lo abbiamo spostato un po'. Adesso ne creiamo un altro con Shift A sempre. Questo lo spostiamo da questa parte. Allora, uno lo modifichiamo, lo facciamo un po' più lungo. Quindi andiamo su scala, facciamo così. Allora, qua deve essere un po' più giù. Vediamo quelli che stanno volando. Ok. Allora, andiamo a cliccare Tab. Entriamo in Edit Mode. Allora, questo piccolino. Selezioniamo l'area, che è questa parte qua. E gli facciamo un... diciamo un tetto, stiamo realizzando tipo una casa, un miniatura naturalmente. Ah, mettiamo i colori intanto, materiali, ora facciamo di colore rosso, l'altro di colore blu. Vabbè, sto selezionando quello. Momento. Allora, torniamo al... Ok, abbiamo selezionato questo, materiale, colore rosso. Ok. Così distinguiamo bene con i colori quali sono i diversi elementi. Ok, torniamo un attimo il colore. Allora, stavamo dicendo in Edit Mode. Facciamo un tetto. Selezioniamo questo tetto. No, sembra un tetto più o meno. Più o meno. Ok. Ora gli dobbiamo fare delle porte. Quindi lo affettiamo. Quindi, per
Questo lo affettiamo in tre parti, più o meno. Quindi. Ah, ma una porta esce qua. Ok. Selezioniamo le facce. Perché ci sia una porta. Premiamo X. Andiamo su. Face, come vedete, si è aperta una porta. Andiamo dall'altra parte, facciamo una finestra. Selezioniamo poi con Shift, abbiamo la selezione multipla. Facciamo di nuovo F. Abbiamo fatto una, diciamo, un unico elemento. Comunque facciamo X perché lo dobbiamo togliere. Ok, vediamo come sembra in anteprima. Adesso proviamo prima di affettare quello che sarà il nostro capannone, e poi rifaremo il tetto. Allora, prima dobbiamo selezionare, aspetta. Si seleziona, allora, facciamo tab. Ok, tab, affettiamo. Oh, vuol dire affettiamo, mi sta venendo fame. Allora. Vediamo un po' come affettarlo. Vediamo di qua, lo affettiamo anche di qua. Così lo prendiamo un po' più modificabile, diciamo così. Facciamo di nuovo questo, riselezioniamo tutto il tetto. Possiamo fare come abbiamo fatto prima, selezionando tutte le. Parti. Questo no. Allora, ok. Ho sbagliato tasto, scusate. Ok, facciamo a manina. Facciamo qualcosa di più originale. Quello centrale lo lasciamo stare. Ok. Un tetto un po'. Un po' architetturale, diciamo così. Facciamo un'entrata come la porta della casetta. F X. Ok, di solito c'è la porta di uscita d'entrata. F X.
Mettiamo qualche finestra. Facciamo la X anche da questa parte. Ok, mettiamo il colore. Potremmo mettere de delle luci all'interno. Shift A. Aspettate che è uscito solo le mail, sono uscito. Ok. Facciamo così, togliamo il tab. Shift A. Luci, 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 vediamo un po'. Light. Sun. Eccessiva come la luce, però. E qui dentro ne mettiamo un'altra. Shift A. Light. Sun. Allora, spacciamo F12, dovrebbe uscire un'anteprima, però la videocamera non l'ho posizionata bene. Ok, la vediamo così, forse è meglio. Ok. A questo punto lo potremmo anche esportare un modello FBX, se lo volessimo fare come modello low poly per ad esempio per 3D Studio Max o per all'interno di un videogioco con PL Engine. Poi ci sono altri tipi di salvataggio. Salva come, vediamo. Che formato, c'è il formato Blend che è di proprietario di Blender. Oppure vediamo, ci sono altri filtri per il salvataggio, diciamo. Altre tipologie di salvataggi. Ci sono anche, andando su Preference, si possono aggiungere alle nostre proprietà predefinite anche altri add-on, che ci sono vari formati aggiuntivi. Per adesso ci sono questi, poi si possono aggiungere man mano altre tipologie di formati. Ok. Con questo credo di essere stato abbastanza esaustivo e vi ho fatto vedere più o meno come si può realizzare una piccola casetta, diciamo un capannone, uno più grande e uno più piccolo. Qui con le luci si dovrebbe vedere un po' meglio. Ok, se vi è piaciuto questo tutorial vi esorto a iscrivervi al nostro canale, che come vi ricordo parla di informatica, programmazione, nuove tecnologie e gaming. Andare nella parte info del canale dove vedete tutti i nostri social network, potete fare le donazioni tramite PayPal, Patreon.
quando facciamo gli streaming con Streamlabs. Un bacione da Pancrazio e dal progetto Schedius. Ciao!